tenerezza di Gesù durante la sua passione. Abbiamo visto ieri questo atteggiamento di tenerezza da parte del Signore con le parole pronunziate dalla croce: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Oggi invece ci soffermiamo su un'altra parola di Gesù. Quando Gesù, messo sulla croce, disse: ho sete. Una parola importante, perché da un lato, come spesso fa San Giovanni nel suo Vangelo, descrive una condizione vera, fisica, reale. Dall'altro lato c'è anche un aspetto, una dimensione simbolica in questa parola di Gesù. La condizione reale, Gesù aveva sete. Quanti di voi hanno assistito un moribondo o un malato grave? Spesso i malati vogliono bene, specialmente quando la malattia è accompagnata da perdite abbondanti di sangue, sotto qualsiasi forma, più sangue si perde e più sete si ha. Credo che alcuni di voi hanno compiuto l'opera di carità, di solidarietà, di versare sangue per qualche associazione che si occupa di donatori di sangue. Vi sarete accorti che appena finisce il momento della sottrazione del sangue, si ha fame e si ha soprattutto, più che fame, si ha sete. Ora, Gesù effettivamente ebbe sete, però questo è l'aspetto fisico. Uno dei soldati gli diede da bere una bevanda che non era aceto, attenzione, dobbiamo precisare. Era una bevanda che i soldati tenevano in una ciotola sotto la croce dei condannati. Quando il condannato richiedeva per sete una bevanda, loro intingevano una spugna con una canna dentro questa ciotola e la porgevano alle labbra del condannato. Questa bevanda si chiamava posca ed era effettivamente una bevanda dissetante che porsero a Gesù. Però andiamo alla dimensione simbolica della parola di Gesù. Vi ricordate quando Gesù, incontrandosi con la Samaritana e vedendola con il secchio pronta ad attingere l'acqua dal pozzo, Gesù cosa disse alla Samaritana? Non disse: ho sete, ma disse: dammi da bere. Gesù probabilmente aveva sete. Infatti dice il Vangelo di San Giovanni che era verso mezzogiorno. Gli apostoli si erano allontanati per andare a fare spesa e Gesù rimase solo con questa donna che stava arrivando e le chiese proprio: dammi da bere. La risposta della donna fu quasi cattiva: come mai tu che sei giudeo chiedi da bere a me che sono una donna samaritana? Non disse una donna samaritana, quindi non solo
chiede davvero a me che sono samaritana, ma chiede davvero a me che sono donna. Perché qui c'era una duplice barriera che Gesù superò col suo amore. La barriera dell'odio tra i samaritani e i giudei, c'era odio profondo, no, come quello un po' agonistico, se vogliamo anche un po' cameratistico, che c'era una volta tra una zona e l'altra di Palermo, penso io, che avete ciaculli o francia e farsomiele, o nei paesi tra Marinè e Bolognetta e l'abate Misilmeri, erano piccolezze. Allora c'era odio, odio profondo. Figuratevi che un abitante della Galilea, se doveva andare in Giudea, percorreva la bellezza di 20 km in più per non passare dalla Samaria. E lo stesso ritorno, quando dalla Giudea dovevano arrivare altri 20 km in più, perché già non c'era odio, non si potevano soffrire, non si potevano guardare in faccia, perché secondo i giudei i samaritani erano impuri, erano traditori della religione, perché praticavano un tipo di religione diversa, non avevano contatti col Tempio di Gerusalemme, non mandavano offerte al Tempio di Gerusalemme, avevano una montagna davanti alla quale stavano a pregare, odio. Prima barriera, un uomo giudeo che chiede da bere a una samaritana. Seconda barriera, chiede da bere a me che sono una donna samaritana. Da noi, fino a 50 anni fa, specialmente in certi ambienti, in certi paesi, che un uomo parlasse con una donna era scandaloso. Non vi meravigliate, qua c'è qualcuno di Villa Abate. 50 anni fa, se tu vedevi in piazza un uomo che parlava con una donna, chi due la segnale che erano fuiuti, manco un maritato, fuiuti. Pregiudizi. Mi ricordo che una volta padre Poliziotto propose, lui proveniente da Marineo Bolognetta, luoghi più evoluti rispetto a Villa Abate, chiese a una signora se si poteva fare una riunione tra donne, non donne e uomini, tra donne in una casa, presente il prete. Non era possibile. Io ingenuamente, ragazzino di 24 anni, ma perché non sono tutte donne? Sì, ma parere è maschio. Peggio di questo, peggio. Però non per motivi sentimentali, sessuali, no. Per motivi che, secondo la mentalità dei giudei, la donna era un essere inferiore. Quindi se un rabbi spiegava la Bibbia a una donna, sprecava il suo tempo. Anzi, profanava la parola di Dio, perché una donna non era degna di ascoltare la parola di Dio. Non c'entra il discorso che dice Gesù nel Vangelo di oggi: non gettate le perle ai porci e non date le cose sante ai cani. Voleva dire un'altra cosa, ma in questo momento non ci possiamo soffermare. Però c'era questo pregiudizio. Però Gesù dice: dammi da bere. E nel dire dammi da bere, io sono convinto che lo disse con una tenerezza e con un desiderio tale di portare nella strada giusta quella donna,
che quella donna rispose, avrebbe potuto dire, ma potrebbe dare un'altra conferenza, poteva farlo. Invece si pone un problema, come mai tu osi? La risposta di Gesù fu sublime. Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice dammi da bere, tu stessa chiederesti a lui acqua e lui ti darebbe l'acqua viva. La samaritana non è che, diciamo così, non capì il discorso di Gesù, ma sviò. Volevo portare il discorso lontano, ma la parola di Gesù voleva dire: in questo momento tu ti stai fermando all'acqua ancora del resto assente nel tuo secchio, ma io voglio dirti un'altra cosa, che ho desiderio di bere un'altra acqua, quella di salvare la tua anima, quella di condurti nella giusta strada. Ecco perché, se tu sapessi chi sono io che ti chiedo da bere, tu chiederesti a me l'acqua e io ti darei, attenzione, questa parola di una tenerezza infinita, e io ti darei acqua viva, non l'acqua del pozzo, che è acqua ferma, acqua viva. Attenzione, e concludo, nella mentalità del Vangelo di San Giovanni, l'acqua del pozzo sta a significare la legge, quella della Bibbia. L'acqua viva che invece da Gesù non è la legge, è la grazia, è il dono di Dio, è il contatto diretto con Gesù, autore della grazia. Quindi non si tratta, io non ti sto dicendo osserva la legge della Bibbia, io ti sto dicendo mettiti in contatto di amore meraviglioso e profondo con colui che in questo momento parla con te ed è colui che dà la grazia di Dio che viene dall'alto. Un discorso profondo, molto profondo. Abituatevi non a leggere, a studiare il Vangelo di San Giovanni, che è di una profondità assolutamente eccezionale. Ne farò oggetto di lezione ogni settimana, da settembre in poi, con quelli che vorranno partecipare alla scuola parrocchiale di teologia, il Vangelo di San Giovanni. Ma adesso a noi interessa quello che Gesù disse sulla croce, ho sete, che è la stessa cosa che disse alla samaritana, ho sete. E Gesù, attenzione, ha ancora sete. Ma in cielo, ma ha ancora sete. Ha sete di ciascuno di noi. E se ognuno di noi resistiamo alla grazia di Dio, provochiamo altra sete all'interno del cuore di Cristo. Poco fa, quando la nostra sorella leggeva la prima lettura, facevo vedere a Cosima questa immaginetta di Gesù che bussa alla porta. Il Signore sta bussando alla porta del tuo cuore. Il Signore bussa alla porta del nostro cuore e ci dice, ho sete. Tocca a noi dire al Signore, sì, ti amo. Ti do l'acqua della mia anima per colmare la tua sete. Speriamo che ognuno di noi faccia arrivare il momento definitivo, ma non un giorno, due giorni, tre giorni, un mese, due mesi, tre mesi, sempre, sempre, perché il vero amore è per sempre. Quando si ama, a volte sì, a volte no. Quante volte capita che viene qualcuno
fidanzarci con un ragazzo che mi vuole, non mi vuole, c'è, non c'è, un po' telefona, un po' manda messaggi, un po' scompare, un... cioè, io dico, è ancora a Catania, ma perché non lo manda qua? Quanto tempo perdiamo nella nostra vita con amori che non hanno senso? E quanto tempo perdiamo nella nostra vita a dire no all'unico amore, quello che ha veramente senso, l'amore di Gesù? Dobbiamo deciderci ad amare Gesù sempre, perché il vero amore è per sempre.